Un grande ritorno il circuito di Corniola, un'invenzione di Renzo insieme all'amico Dino Bagnoli, che ricordiamo con grande calore, perché Dino e tuo babbo hanno fatto grandi cose insieme, ricordando che qui c'è stato un Albo d'Oro di grande intensità. Cristina, la ripartenza è stata buona? Sì, la ripartenza è stata buona, vedo tante persone, molto interessamento verso questa gara. Io ringrazio i soci della ditta Emetex, Moreno e Marco, per averci permesso di poterla riproporre, e naturalmente anche il Comitato Sport Ciclismo del Comune di Empoli. Perché è chiaro che tutti insieme si va avanti. Eh sì, tutti insieme si va avanti, e l'organizzazione è indubbiamente una vittoria sempre di squadra, anche con l'ausilio dell'amministrazione del Comune di Empoli. E poi, oltre al Giro della Val d'Aosta internazionale, mancavano un po' di gare, questa gara arriva a pennello, perché appunto tanti ragazzi che magari oggi potevano essere a casa sono qui a correre. Sì, infatti abbiamo poi visto che era l'unica gara praticamente in data di oggi nel calendario nazionale, e quindi siamo soddisfatti perché è stata anche molto partecipata. Adesso vado a vedere chi sono quelli del St. Kilda australiani. Sì, infatti abbiamo anche una squadra australiana, infatti siamo stati veramente molto contenti di accoglierli. Chi va a fare l'intervista in inglese? Penso io. Ok. Oltre al Comune di Empoli, la Commissione Sport, Sviluppo e Ciclismo, oltre chiaramente all'azienda Emetex, vanno ringraziati anche tutti i volontari del Circolo di Corniola. Torna il ciclismo, il grande ciclismo, perché oltre 100 gli iscritti, circuito durissimo che come sempre farà la differenza, 104 chilometri con la salita delle casette che però dovrà essere ripetuta più volte. Insomma, Dino Bagnoli, Renzo Maltiti ci guardano da lassù e saranno sicuramente contenti, anche perché la partecipazione è più che buona, con tantissime squadre che sono arrivate da fuori regione, e poi con questa chicca del St. Kilda, come si dice da noi, è una polisportiva, eccola qua la squadra australiana, è una polisportiva che comprende il football australiano, il nuoto e anche il ciclismo, e quindi li andiamo a conoscere questi ragazzi. Pensate, il grande ritorno al circuito di Corniola, arriva addirittura una squadra dall'Australia. So you are here for a training camp? Yeah, I've just come over here for a couple months to do some racing, getting some European bunches and definitely get a bit of a step up from the Australian stuff. What's your name? Where you come from? Name's Connor. I'm from Adelaide. Okay, what about today? You can win? Oh, hope so. Definitely give it a red hot crack. Feeling good, so keen to get out there. Okay, thank you very much. Where your training camp in Italy? Lombardia? No, it's in Verona, just a little bit north in Ilassi. Just a little bit north of Verona. So what about your feeling here in Italy at the moment? Well, it's definitely a bit like the Australian summer back at home. Like, it's very hot right now. But yeah, it's really good. It's too hot today. It's pretty hot. It's pretty hot, just like our summer conditions back home. So it should be very interesting to see what happens today. Like in your summer in Australia, too hot. Yeah, it's quite hot, so definitely today's race will be about keeping cool and saving the legs for the end. What are you, a sprinter? I'm pretty punchy. Yeah, got a good kick on me, so hopefully it comes down to a bit of a reduced bunch. So a race for you today? I hope so, yeah. Hopefully the legs are good. They've been good the past 2 weeks, so give it a good rip. Your name? Angus Miller. Your name? Dominic Losberg. Are you happy? Yeah, the heat's getting to us all, I think. Very similar to our Australian summers back home. So, as the boys said, keep cool and see what we can do. One time Tom Leeper, an Australian rider, said to me, Tuscany is the heart of world cycling. Are you agree? Probably pretty accurate, to be honest. Yeah.
In esclusiva richiesta per il nostro amico Giampiero Ragionieri, facciamo un po' di traduzione. Questi ragazzi si sono presentati, ci hanno spiegato che sono a Verona, stanno facendo un training camp, cioè praticamente una preparazione in vista dei campionati europei. È una squadra questa impostata chiaramente su tutti i ragazzi che per lo più sono passisti veloci, che stanno apprezzando veramente quello che è l'Italia ciclistica. Ci hanno detto che oggi è molto caldo, che non sarà semplice, che però insomma veramente ce la metteranno tutta, anche perché il circuito di Corniola da sempre regala emozioni importanti. Si faceva all'inizio della stagione, nel mese di marzo, subito dopo la Firenze-Empoli. Empoli era il fulcro, lo è ancora chiaramente, del ciclismo, quindi questo è un ritorno importante. È venuto addirittura anche il sindaco Mantellassi a trovare gli amici di Corniola e poi gli amici della famiglia Maltinti. Andiamolo ad ascoltare mentre i 98 partenti sono già in gara. Sindaco Mantellassi, siamo in un covo dell'Empoli, siamo in un covo del ciclismo, torna il circuito di Corniola, addirittura presente oggi una squadra che arriva dall'Australia, meglio di così. Beh sì, diciamo Empoli è casa del ciclismo, perché siamo abituati all'organizzazione della nostra Commissione Ciclismo, della Maltinti Lampadari, che ci hanno abituato a un'organizzazione sempre di grande livello, alla capacità anche di inserire il nome di Empoli in circuiti del ciclismo fuori territorio e nell'organizzazione di corse che attirano sempre persone da fuori, perché si sa che qui c'è una buona organizzazione, c'è un buon clima e soprattutto questa buona organizzazione e questo buon clima si alimenta grazie alla passione di tanti volontari che poi organizzano queste corse. Oggi siamo a Corniola, partiamo da questo circolo, in questa frazione di Empoli, anche questo luogo alimentato da tante persone, tanti volontari che tengono aperti i luoghi di socialità. Un'invenzione di Renzo Maltinti, questo circuito, con il grande imprenditore edile Dino Bagnoli, che hanno fatto delle cose straordinarie, quindi ripartire è un segnale assolutamente positivo. Era una promessa che la città aveva fatto a Renzo, cioè quella, non solo la famiglia chiaramente, ma la città aveva detto a Renzo saremmo andati avanti in quella sua, il suo amore che aveva per il ciclismo, aveva per la sua città, e quindi le cose che Renzo ha inventato, ha costruito in questi tanti anni di passione per il ciclismo stanno continuando ad andare avanti, andranno avanti, quelle sue intuizioni saranno anche realtà per il futuro e noi siamo tutti qui per garantirlo. Grande caldo che influirà sicuramente sull'andamento della competizione, poi un'umidità pazzesca per il momento, ci sono stati alcuni attacchi, poi come abbiamo detto percorso severo, ancora il plotone è compatto ma siamo sicuri che la corsa si scalderà a breve. Intanto dobbiamo dire grandi personaggi quest'oggi per il ritorno del circuito di Corniola, è arrivato addirittura anche il senatore Parrini, che ai tempi dei mandati come sindaco di Vinci anche lui ha fatto grandi cose con Renzo e con il gruppo Maltinti, quindi una presenza davvero molto importante, mentre giro giro si sta sgranando il plotone, hanno già perso contatto diversi atleti. Andiamo ad ascoltare il senatore Parrini. Senatore Parrini, il ciclismo è uno sport duro per chi lo pratica e per chi lo organizza. Durissimo per tutte e due le categorie di persone, però si possono fare delle belle gare se ci sono corridori preparati come quelli di questa corsa e se ci sono ad organizzare le competizioni sodalizi esperti e pieni di passione come il gruppo Maltinti Lampadari, che ormai è una colonna del ciclismo toscano e non soltanto toscano, uno dei principali vanti e orgogli della città di Empoli. Riescono sempre a fare manifestazioni che danno divertimento, che sono dal punto di vista della qualità sportiva di altissimo livello e che rappresentano dei punti di riferimento per lo sport regionale e non soltanto. Parrini ne sa qualcosa perché è stato con Renzo Maltinti al fianco per tanti anni, la gara di Vinci è sempre stato un grande spettacolo, adesso manca, chissà. E dobbiamo creare le condizioni perché questa manifestazione che ha fatto la storia del ciclismo locale possa tornare a vivere, sarebbe un bellissimo regalo anche alla memoria di Renzo, che è stato un grande amico, un grande uomo di ciclismo.
Giampiero Ragionieri, una forza del gruppo sportivo Maltinti. Allora, siamo tornati al classico ora dopo tanti anni con questo circuito di Corniola. Una gara che è stata molto attesa, Giampiero. Sì, perché lo sai, saltando Vinci, saltando Gambassi e Roberto, cioè dire, ma perché se si trova uno sponsor non si riesce a fare una gara a luglio anche a Corniola? E siamo riusciti a trovare questo sponsor, ovviamente che è già uno sponsor nostro, siamo riusciti ad avere una collaborazione, come hai visto oggi, molto effettiva di circolo qui di Corniola. E se guardato dopo tanti anni, mi sembra dai 2007 così che non si faceva qui i Gran Premi Fratelli Bagnoli. Speriamo che piaccia e che si possa continuare. Il mondo non è bello, ve lo dico, perché la situazione economica a giro e sento in giro è molto, molto grave. Speriamo di riuscire ad andare avanti, trovare gli sponsor, però la forza c'è. E quello che ci manca ora, ci manca un po' di salute, però si guarderà di rimediare anche questa. Abbiamo visto arrivare subito il sindaco Mantellassi, eh? Sì, perché lui, se vi ricordate, con i Sibiuzzi, assessore sport, è venuto sempre alla Firenze Empoli, è venuto sempre ai Città d'Empoli, è sempre stato presente. È un bravo ragazzo e giovane, ha voglia di fare. E ora sarà impegnato, perché gli hanno dato un grande impegno allo stadio nuovo, già, perché entro il 2028 voglia finire per fare il suo stadio. Però come ragazzo, io, anche se io sono al limite con un altro sindaco, però ci ho sempre creduto e sono molto contento che sia passato lui. Allora, di voi le squadre se ne ricordano sempre, Giampiero, perché oggi sono arrivate delle formazioni importanti da luoghi importanti del nostro territorio nazionale. Ecco, noi oggi non si voleva fare una gara nazionale perché purtroppo il budget era quello. Oggi il gruppo sportivo non può investire nelle gare perché siamo ai limiti delle risorse. E allora ci facciamo regionale, e per essere regionale ha avuto un bel riscontro. Ecco. Questo grazie all'amicizia. Grazie all'amicizia, perché il gruppo sportivo Maltinti ormai ha 47 anni e si riesce a girare le strade. O bene o male 47 anni si rompe le scatole nelle strade. La squadra negli ultimi tempi bene, eh? Sì, si è vinto un po' di maglie, l'ha visto, ha avuto la fortuna di vincere un po' di maglie al campione toscano. Poi, sai, fu una squadra inventata agli ultimi minuti e ora vediamo un pochino, ora ci sono delle riunioni e in questo mese si ho gli sponsor e tutto, e vediamo un pochino quello che si potrà riformare per tutto. E insomma, di carne al fuoco ce n'è, anche perché il comune di Empoli, l'amministrazione comunale, ha sempre creduto nello sport ciclismo. Si spera anche che il comune di Vinci un giorno di rivedere quella bellissima competizione che ha un percorso straordinario. La Sissio Team, la Maltinti Banca di Cambiano sono state senz'altro le squadre più protagoniste, le squadre che hanno fatto la differenza, le squadre che hanno poi portato via le fughe importanti, una serie di tentativi che si sono ripetuti. Qui uno dei grandi mattatori di giornata, vale a dire l'atleta della Sissio Team, Josué Crescioli, in un grandissimo periodo di forma, ha fatto belle cose alle Valli Aretine, è un periodo che entra sempre nel marcatore e Crescioli ha messo a dura prova tutti gli altri partecipanti, perché appunto ha portato via una fuga a due con il ragazzo della Borgo Nuovo, poi si è ricompattato un drappello forte di una decina di unità, da questo drappello poi verrà fuori la fuga conclusiva e nel finale si sono messi in evidenza questi corridori, distacchi pesanti per questo drappello, però gli atleti sono stati molto bravi, perché coloro che si sono trovati in difficoltà e che dovevano recuperare più di un minuto e 30 secondi nei confronti della testa della corsa, seppur con grandi sforzi, hanno voluto concludere la competizione. Dei 98 partenti hanno concluso la gara in 20, appena in 20, ma dobbiamo dire 20 ragazzi di grandissima tempra
e qui siamo nelle fasi che poi ci porteranno alla finale con Lorenzo Di Camillo, seguito in questo frangente dall'altro atleta della Sissio Team, Andrea De Totto, e del gruppo di testa che si era ricompattato e che poi si sfalderà nuovamente sotto la brillantissima azione dell'atleta di casa Di Camillo. C'erano anche De Totto, Salvadori, Senesi, Niccoli, tutti e due i campioni toscani della Maltinti, quindi Boschi, Di Felici, Veneri e il Valdarnese Regnanti. Da questa immagine possiamo capire la voglia di questi atleti di portare a conclusione la gara, ma la fatica che si è fatto soprattutto per il gran caldo che è esploso in questo mese di luglio. Qui siamo sull'ultimo gruppetto, uno sforzo immane per questi ragazzi che però, come detto, hanno voluto onorare fino alla fine anche gli sforzi organizzativi, perché come abbiamo detto con il senatore Parrini, lo sforzo non è solo per chi pedala, chiaro, gli attori protagonisti sono sempre loro, lo sforzo importante è per chi deve organizzare, perché sono due giorni che i dirigenti della Maltinti dal primo all'ultimo hanno faticato tantissimo per sistemare tutto quello che si doveva sistemare, e intanto siamo nel finale con quella che è l'azione che poi porterà a giocarsi la vittoria i tre atleti: Andrea De Totto, Sissio Team, Lorenzo Di Camillo, Maltinti Banca di Cambiano, e Matteo Regnanti, vincitore lo scorso anno della gara di Penna, un valdarnese che trionfò il Valdarno. Fortunatamente ancora qualche atleta interessante, il Valdarno rimane però un punto di riferimento per quanto riguarda soprattutto l'organizzazione delle gare. Partiremo da fine agosto per un settembre tutto valdarnese, ricchissimo di grandi eventi che si fanno da tantissimi anni. Ormai siamo davvero in conclusione, salutiamo anche gli amici del Circolo di Corniola, salutiamo tutti coloro che hanno collaborato per rimettere in piedi il circuito che vede nel proprio albo d'oro atleti e grandi campioni che da dilettanti non mancavano mai a questo appuntamento. Pubblico variegato, ormai siamo veramente verso la conclusione della gara, atleti stanchi, anche i tre hanno fatto fatica da dietro, però non ce la facevano assolutamente ad andare a riprendere i tre battistrada, anche perché non c'era l'interesse né da parte degli atleti dell'Assisio e neanche da parte degli atleti della Maltinti. Qui vediamo proprio due campioni toscani, perché appunto davanti avevano il loro compagno Di Camillo. Intanto stiamo seguendo le ultime fasi del circuito di Corniola, Gran Premio Emetex, vogliamo ricordare, perché Emetex è uno sponsor della formazione, e Cristina e Roberto Maltinti hanno chiesto a questo sponsor di fare un piccolo sforzo insieme alla società, e quindi il ritorno del circuito di Corniola, che per la verità quest'anno è stato indurito, però anche quando si facevano i giri brevi, il vecchio percorso, alla fine si arrivava sempre con pochi corridori al traguardo per via del gran rito e per via appunto del percorso assolutamente variegato. Tutto pronto per assistere alla conclusione della gara, qui siamo sugli atleti che hanno caratterizzato le ultime quattro tornate, le ultime due lunghe di 8 km e le ultime due corte di 4.500 metri. Regnanti, De Totto, Di Camillo, poi a seguire l'atleta della Gragnano Tommaso Senesi, che ha cercato di anticipare gli altri, vedete si è sgretolato anche il drappello all'inseguimento con un Crescioli che ha fatto un lavoro eccezionale, evidentemente per oggi si lavorava per De Totto, così è stato, e De Totto nel momento clou si è fatto trovare pronto ed è andato a rintuzzare l'attacco di Di Camillo con un brillantissimo Matteo Regnanti che poi è rientrato dentro. Finale al Cardio Palma, Regnanti per la verità non era il più veloce di questo drappello, De Totto sembrava quello accreditato per la vittoria conclusiva, ma dopo una gara tirata e appunto una gara percorsa sotto questo caldo tremendo, conta arrivare con energie e freschi, ed evidentemente Matteo Regnanti da Incisa
Valdarno ha provato ad allungare, è stato recuperato, poi nello sprint ha dettato legge e ha vinto brillantemente la competizione empolese. Primo Regnanti, secondo Di Camillo, terzo De Totto, che sembrava poter essere accreditato della seconda posizione, ma Di Camillo appunto ce l'ha fatta ad anticiparlo. A 42 secondi Giosuè Crescioli, a 47 Salvadori insieme all'atleta della Gragnano Senesi, mentre a un primo e 30 secondi Niccoli ha regolato Boschi, Di Felice e Veneri. Questo l'esito del circuito di Corniola 2024. E insomma, Robertone, è andata bene? Sì, sì, no, benissimo, benissimo. Questa è una gara che sapeva per pochi, credo va fatto veramente un plauso a tutti gli atleti che hanno tagliato la linea del traguardo, perché oggi con questo caldo non era facile. È vero, erano 100 km ma c'era tantissima salita, quindi veramente complimenti a tutti. Andando indietro nel tempo, poi alla fine è sempre stato così, Roberto, perché alla lunga il circuito di Corniola è venuto sempre fuori duro. Sì, anche se non c'era la variante della casetta, mi sembra di ricordare, erano 26 giri corti, quindi la salita, ecco, c'è sempre stata. Voglio fare un plauso enorme alla commissione ciclismo, direi stoica, che con i suoi giovanotti tra virgolette a 40 gradi ci ha dato una mano encomiabile per l'organizzazione della corsa, quindi veramente bravi tutti. Ringrazio tutte le persone che come sempre ci danno la possibilità di riproporci in queste manifestazioni, in particolare sicuramente la ditta Emetex, che veramente ci ha dato questa possibilità quest'anno di fare questo restyling del vecchio giro di Corniola. Regnanti rompe il ghiaccio anche nel 2024. Sì, finalmente dopo diversi piazzamenti ci voleva proprio la vittoria. Dalla scorsa vittoria dell'anno scorso ho avuto tanti problemi e ho tenuto duro e finalmente siamo riusciti a vincere. Ora sta a me continuare a tirare fuori il meglio alle prossime corse. Hai provato a eludere lo sprint, come mai? Sì, perché come dice il mio direttore sportivo bisogna avere la massima percentuale di vincere. Ero più sicuro di vincere arrivare da solo, però non sono riuscito ad arrivare da solo e mi è andata bene in volata, sapevo di stare bene, non sono velocissimo ma la freschezza ha girato la carta vincente, diciamo. Valdarno c'è ancora qualche corridore? Sì, speriamo, dai, siamo rimasti pochi e cerco di portare avanti anche il nome del Valdarno, quindi dai, diamo il massimo sempre. Di Camillo, grande gara. Grande gara. Sì, diciamo non il meglio, perché il secondo posto brucia un po', ma ho fatto il possibile, le gambe erano quelle, questo è quello che sono riuscito a fare. Insomma, le gambe erano abbastanza buone, perché poi sei stato il promotore anche della fuga finale. Ah sì, ho provato ad anticipare, poi però in salita per fortuna sono riuscito a rientrare nelle ultime curve in discesa. In volata ho perso il momento giusto, purtroppo il secondo posto ci dobbiamo accontentare. Chiaramente si puntava al risultato massimo, però ci siete mossi bene. Sì, sì, dai, abbiamo corso bene di squadra, abbiamo cercato di seguire tutti gli attacchi, è stata una gara dura perché non c'era tanto controllo, quindi meglio di così non riuscivamo. De Totto non è contento? No, mi spiace perché abbiamo corso bene, sempre davanti, tutto il giorno e alla fine ci siamo staccati noi tre e magari gli altri due avevano un po' di gambe, erano stati un po' più in gruppo. Sfortunatamente dopo un po' la fatica si è fatta sentire e siamo arrivati in volata, Regnanti mi ha anticipato e ho fatto uno sforzo che un po' mi è costato in volata e è andato così, speriamo di rifarci, che arriva un bel periodo di corsa e via, speriamo di rifarci il prima possibile, dai. Più di 100 km ma duri. Sì, sicuramente sembrava sulla carta un circuito di 100 km, magari facile da prendere sotto mano, invece poi se andavi a vedere bene un po' il percorso capivi che sarebbe stata una corsa molto dura, infatti così è stato e dopo 100 km non ne avevo più, peccato, però è andata così. Dino e Renzo sono contenti, Renzo qual è? Sì, direi di sì. È stato anche oggi una bella manifestazione, una corsa dura, e poi da prima di lato, poi questo eccessivo lato che veramente faccio una gamba con i ragazzi, però comunque è stata una bella manifestazione. Più che altro è stato un rievocare di una vecchia corsa ciclistica che veniva fatta tanti anni fa qui a Corniola e grazie all'Elmas che ha sponsorizzato la gara abbiamo potuto ridargli vita. Con il senatore Parrini abbiamo detto è difficile per i corridori sotto questo caldo, è difficile anche per chi organizza.
Sì, sono giornate lunghe perché la gente tante volte viene qui, sembra che la cosa si faccia in 5 minuti, però se tu consideri che fra frecciare il percorso tu parti alle 6:30 di mattina, il giorno della gara tu ci sei presto perché poi tante cose comincia a essere caldo e non le può fare, e comunque quando è tardi alla fine della serata diciamo tu sei abbastanza cotto. Poi si vedrà, speriamo che torni anche Vinci. Ma sai, questo non dipende da noi, dipende dall'amministrazione comunale quanto interesse a fare la gara. Noi, la gara di Vinci, a me personalmente è una delle gare che piace più di tutti come percorso, per la bellezza del percorso prima di tutto, le caratteristiche del percorso da un punto di vista del corridore atletico. Però, lì ci deve essere l'interesse dell'amministrazione comunale di riportarla a vita. Poteva stare senza ciclismo a Vergaio, frazione di Prato, frazione resa celebre in tutto il mondo grazie al grande Robertaccio e Benigni, e poi per 30 anni, grazie ai fratelli Lando e Marcello Fiaschi è stato ricordato il papà con una competizione juniores che ha visto al via sempre i migliori junior a livello internazionale. Ed ecco la grande intuizione degli organizzatori per il secondo anno della Coppa Italia di società, che anche quest'anno ha visto al via le migliori esordienti ed allievi d'Italia, ragazzine straordinarie che hanno fatto tantissimi sacrifici insieme ai dirigenti, insieme ai genitori per continuare questa loro passione. Va dato atto a Fabianelli e a Claudia Vichi, a Giancarlo Fabianelli e a Claudia Vichi, di aver realizzato qualcosa di veramente eccezionale, coadiuvati dal presidente del circolo Tiziano Melani, da tutti i membri del circolo dell'Unione, dagli eroici di Vergaio capitanati da Daniele Risaliti, e poi è chiaro dal presidente della Moto Guzzi Marco Gabricci, che ha fornito insieme a tutti i suoi uomini la sicurezza per questo grandissimo evento. Tre competizioni al mattino, la prima Coppa Circolo l'Unione di Vergaio, esordienti del primo anno, poi il secondo Memorial Giancarlo Vichi, che io ho conosciuto molto bene. Giancarlo è sempre stato impegnato nel sociale e nello sport, e poi grande conclusione il pomeriggio per il secondo Memorial Anna e Antonio Fabianelli, categoria allievi, ne ricordo appunto di Giancarlo, dei genitori di Giancarlo Fabianelli e Claudia Vichi. Insomma, non è mancato davvero niente, anche perché c'è stata un'ospitalità assolutamente straordinaria, anche perché è stata una giornata VIP a Vergaio, terra abituata ai VIP grazie a Roberto Benigni, e vediamo chi sono questi VIP. Ecco una perla di impreziosire questa bella manifestazione, queste ragazzine Justin sono veramente eccezionali perché stanno combattendo contro il caldo e dimostrano di avere una grinta invidiabile. Sì, mentre magari le loro coetanee sono tutti in vacanza o in spiaggia, loro lavorano dura per un sogno. Io amo venire a queste gare, si sa che seguo mia figlia che è allieva, lei correrà alle 14:30 proprio sotto il soleone, ma la dedizione, la costanza, il ciclismo ti insegna tantissimo, che ti usi per tutto il resto della tua vita, allora va supportato, va seguito, va aiutato, anche voi a casa. Quando è nata questa passione per te? In realtà mio marito andava in bici, era un forte amatore, e io seguivo le sue gare con i ragazzi, i bambini, insomma, quando erano ancora in un passeggino. Poi portavo mio figlio e mia figlia stava lì a guardare, a un punto ho detto: ma perché non ci provi anche io? Ma non ci sono altri bambini, ma chi se ne frega, io sono americana, sono un po' per la parità, giustamente. E lei ha iniziato, la prima gara era seconda, no, questa è la ciclista della famiglia. E lei ha sviluppato da lì una passione che abbiamo sempre assecondato. Questo è molto bello.
Sai che siamo nel circolo di Roberto Benigni? Infatti lo so, questa forse è la terza volta che vengo a questa gara e lo so bene. Comunque ho studiato a Firenze, allora conosco Prato, conosco Firenze piuttosto bene. Ho visto anche a Lucca al Giro, veramente c'è una passione adesso. No, no, ti ho visto al Giro anche, al Giro d'Italia, anche al Giro. Hai una passione veramente importante per questo sport. Caspita, mi sono appassionata seguendo, conosco un po' tutti, li seguo, lo vivo, è diventato parte della mia vita, allora certo, lo faccio con tutto il cuore, è una passione che adoro coltivare. Continua così. Grazie, anche voi. Grazie a te. Buona estate, buone vacanze. Andrea Vezzosi ogni tanto si lamenta, ha ragione, perché Prato è una terra che merita sempre questi avvenimenti. Però Andrea, oggi puoi essere contento. Oggi è una giornata, penso, irripetibile. Tante ragazze che partecipano. Devo fare complimenti alla Moto Guzzi, agli amici dell'Unione Circolo di Vergaio, l'Unione, perché veramente hanno fatto le cose in grande. Penso che migliorarsi sarà un po' impossibile. Vedo tutta la gente contenta, hanno dato il pranzo a un sacco di persone, cosa che non succede più da nessuna parte. Poi vedo che hanno molta attenzione alla sicurezza delle ragazze, questo, ripeto, è quello che mi preme. Tranne l'operatore che era in mezzo alla strada a 5 metri dal traguardo, al di là delle transenne, su quello c'è da riguardare qualcosa. Quello non è purtroppo di mia competenza, ci dovrebbero essere delle persone atte a controllare. Sei contento? Contentissimo e veramente un abbraccio e un memoriale a Giancarlo Vichi, che è stato a scuola insieme a me, l'ho ritrovato corridore e l'ho ritrovato giudice di gara. A Antonio, perché è stato presidente della Vergaio in tempi quando veramente contava l'amicizia. Bene, ti lasciamo andare con Gordon, che è lì che punta. Grazie Andrea. Fabenelli, allora, il trofeo Fiaschi ha fatto la storia, questa ripartenza è importante? Sì, è importante perché, diciamo, dopo vari anni si è cercato in tutti di mettersi un po' d'accordo per fare questo e finalmente sono riuscito. È il secondo anno, questo memorial dedicato alla mia sorella, a mio fratello, che purtroppo non ci sono più. Ci ho messo del mio, penso, anche tanto, grazie a Andrea, perché senza Andrea non avrei certamente nemmeno iniziato a fare questo, e grazie anche a tutti i miei amici del gruppo, del circolo, che sono veramente, diciamo, degni di portare questo nome in alto, perché mi hanno dato tanto mano, come si vede hanno dato da mangiare a tanta gente e senza lamentarsi, e spero di poter quest'altro anno di... Dice Andrea, è difficile migliorarsi, ma noi ce la metteremo tutta, speriamo. Concludiamo alla grande, abbiamo giornata VIP a Vergaio di Prato, perché abbiamo aperto con Justin Matera e concludiamo con Alessandro Ballà, campione del mondo varese 2008, poi dovremmo dire anche altri titoli, però dobbiamo dire, Alessandro, queste ragazze, tu sai cosa vuol dire il sacrificio, no? C'è tua figlia che corre, queste ragazze sono veramente straordinarie. Ma io direi che sono bravissime loro, perché oggi è giornata caldissima, ma sono bravi tutti quelli che si sono dati da fare per quest'oggi, quindi dagli organizzatori dell'evento, che è andato a mio parere molto bene, e soprattutto anche a tutte le persone che impegnano del tempo con le squadre e le ragazze, perché ricordiamolo che senza gli sponsor purtroppo non si può portare avanti la passione di queste ragazze, quindi bravi a tutti quanti, una bellissima giornata di sport. Coppa Italia vuol dire fare delle trasferte dal Veneto alla Puglia, alla Toscana, è un sacrificio per i dirigenti, è un sacrificio per i genitori, per tutti. Sì, è un grosso sacrificio, soprattutto a livello economico. Noi abbiamo partecipato anche alla gara, alla prova in Puglia, e bello, per carità, perché per le ragazze è un'esperienza unica, si può dire, però per la società pesa parecchio, quindi bisogna cercare in futuro di studiare un qualcosa di più soft, soprattutto per la società. Sei contento che tua figlia fa ciclismo? Molto, non volevo all'inizio, però adesso che corre mi dà grosse soddisfazioni e speriamo che prenda la mia strada.
Prima di concludere, è chiaro, onore al merito a queste straordinarie ragazze. Andiamo con ordine. Prima Coppa Circolo Arci, l'Unione di Vergaio, Coppa Italia di Società 2024, successo di Nicole Bracco della Cesano Maderno, seconda posizione per Melissa Boga, terzo posto per Sara Colzi del gruppo sportivo Capannori, quindi anche prima Toscana per quanto riguarda il podio delle esordienti del primo anno. Ecco il podio invece delle esordienti secondo anno che assegnava il secondo Memorial Giancarlo Vichi, prima posizione per Paiusco Bambotra, seconda posizione per Nina Marinini, terzo posto per Isabel Di Sciuva, questo l'allievo e il podio per quanto riguarda la competizione che ha chiuso l'intensa mattinata. Oltre 150 le atlete che hanno partecipato, un grande successo organizzativo. Ecco adesso però l'arrivo, quello del pomeriggio, quello dedicato alla categoria allieve. Eccolo il podio delle allieve, 70 km e 200 metri, 2 ore e 21 secondi, il tempo media di 34,998, ricordando che è stata fatta la salita del Carmignano versante Seano. Alessia Orbi della storica società bolognese Carderara ha avuto la meglio su Agata Campana, terzo posto per Maya Ferrante, quarta posizione per la figlia d'arte Azzurra Ballan. Complimenti a tutti, complimenti alle ragazze, ma complimenti anche a chi ha organizzato questa bellissima giornata. Prima di chiudere, gli highlights.